Vi ringrazio moltissimo del vostro invito, al quale ho risposto tanto più volentieri quanto mi preme comunicarvi una mia preoccupazione. La preoccupazione è che la gestione della crisi ci divide, separa le nostre esperienze giornaliere e ci rende più difficile vedere quali possono essere i nostri progetti comuni. Io invece sono convinta che non potremo superare questa crisi con una lotta di classe se non è una lotta di classe a livello europeo. E dunque cerco di spiegare un po' la situazione in Germania, essendo molto cosciente che, devo dire in tanti versi, il contrario di quello che tanti qui hanno detto. La Germania, quando è subentrata questa crisi nel 2008, ha preso sostanzialmente tre misure. La prima misura era quella, naturalmente, di un salvataggio delle banche. La seconda misura, molto importante, un salvataggio dell'industria automobile, pagando un premio a chiunque cambiasse la vecchia macchina contro una nuova. La terza misura l'aveva già presa prima della crisi, cioè negli anni 2003-2005, con le leggi ARTS, che hanno avuto un effetto devastatore, nel senso che per la prima volta hanno veramente aperto le porte a un settore di basso livello salario, che naturalmente fa pressione sul livello dei salari in genere. Queste misure, che si possono anche considerare fino a un certo punto delle misure keynesiane, hanno permesso all'economia tedesca di fare una nuova offensiva di esportazione e di investimenti diretti all'estero, ed è un modello che il governo tedesco ritiene che ha avuto tanto successo, che pensa che tutta l'Europa deve seguire questo modello. Dunque, rimodellare tutte le economie in tutti i paesi europei verso delle economie puramente di esportazione con alta competitività. Il governo fino ad oggi, anche il nuovo governo, che è una grande coalizione, combina questo concetto, lo combina con una promessa e dice: se voi seguite questo modello potrete salvaguardare i vostri diritti sociali e il vostro livello di vita. E ne dà una prova concreta, perché questo nuovo governo da noi ha introdotto delle misure che per esempio il governo Schröder, socialdemocratico verde, non avrebbe mai introdotto. Per la prima volta storicamente ha introdotto un salario minimo legale. È una miseria di 8,50 euro l'ora, con cui non si riesce veramente a vivere. Però è per la prima volta un salario minimo legale dove più di 7 milioni
di lavoratori oggi guadagnano meno, dunque per loro è un reale miglioramento. Ha introdotto anche la possibilità per lavoratori che hanno fatto 45 anni di lavoro di andare in pensione all'età di 63 anziché 65 oppure 67. E poi ha introdotto una pensione per le madri che non hanno mai lavorato. In Germania le donne che non lavorano sono più del 50% di tutte le donne. Dunque anche lì una misura che poi costa miliardi e li fa pagare dai lavoratori, cioè dalle casse sociali, però intanto le ha introdotte. Allo stesso tempo il nostro ministro delle finanze si è rifiutato e rifiuta categoricamente di ridurre le tasse. Una domanda centrale del Partito Liberale, che ha costato la vita politica a questo Partito Liberale, perché questo qui si è sfasciato, praticamente non ha più, nelle ultime elezioni generali, non ha più oltrepassato la soglia del 5%, non entra neanche più nei parlamenti dei Länder, è a un livello di 3%, e praticamente si è sfasciato e dà vita a una ricomposizione della destra liberale e conservatrice che ha prodotto come prima cosa l'Alleanza per la Germania, che è un partito nato con lo slogan "siamo contro l'euro", ma finalmente ha aperto le porte a diverse movenze di destra e di estrema destra, e oggi si presenta come un partito soprattutto contro gli immigrati. Però, diciamo, alle elezioni generali ha fatto un 4,8-9%, ma adesso nelle elezioni dei Länder della Germania dell'Est, Brandenburgo, Sachsen e Thüringen, ha fatto più del 10%. Dunque, la promessa della signora Merkel: voi vedete cosa siamo capaci di fare col nostro modello di esportazione, se fate come noi potrete anche voi pagarvi questi lussi sociali. Penso che questo modello non è generalizzabile, perché per ogni paese che esporta ce ne vuole uno che importa, è molto semplice, ed è effettivamente questo anche uno dei ragionamenti principali che noi opponiamo, insieme a molti altri sulla sinistra, che noi opponiamo a questo governo, dicendo che questo modello finalmente è un modello aggressivo, anche portatore di conflitti politici e finalmente anche militari, e dunque non sostenibile, almeno non a livello europeo e probabilmente neanche a livello tedesco. E infatti questa, diciamo, questa politica socialdemocratica, se vogliamo, della grande coalizione, nell'ultimo anno si è combinata a una svolta in politica estera, bisogna dirlo molto chiaramente, in cui il governo e anche il nostro presidente di Stato deduce dal cresciuto peso economico della Germania, deduce
il diritto e anzi l'esigenza di nuove missioni politico-militari in tutto il mondo, come l'esercita in Ucraina attualmente. Sapete, e lo voglio confermare qui, che praticamente la situazione sociale da noi è molto divisa, perché da una parte il settore di esportazione, nei settori di esportazione i salari sono ancora molto buoni e i contratti di lavoro sono ancora molto protetti, mentre nei settori dei servizi privati il salario crolla, i contratti collettivi non esistono più in tante parti, ci sono degli attacchi padronali molto forti contro ogni tentativo di creare dei sindacati nelle imprese, sui posti di lavoro. C'è una miseria, c'è una povertà reale. Basta dare una cifra che un bambino su sette vive al di sotto del livello di povertà. C'è un degrado di certe situazioni pubbliche, cioè delle scuole, per esempio. I parenti devono andare lì a mettere la verniciatura perché altrimenti crollano, oppure fare la pulizia. Ma c'è un forte degrado delle strade, dei ponti, di tutte queste cose qua, cioè del patrimonio pubblico. E rimane una sottooccupazione generale e rimane una divisione politica, sociale e culturale del paese tra l'est e l'ovest. All'est abbiamo la situazione che in alcune città, grandi città tipo Lipsia, tipo Dresden, tipo Erfurt, dove ci sono delle università, dove ci sono le fiere, certe attività culturali, c'è una certa ripresa economica, mentre nelle piccole città, oppure anche in campagna, l'infrastruttura è modernissima, perché c'è stato un forte transfer soldi dall'ovest all'est, ma posti di lavoro non ci sono, le case sono deserte e i giovani non sanno dove andare. Dunque, vengo alla situazione politica. Ho parlato dell'alleanza per la Germania. Die Linke, non parlo della socialdemocrazia. La socialdemocrazia al governo non coglie i frutti di questa politica, neanche i frutti della realizzazione delle sue promesse sociali. Quella che coglie i frutti è la signora Merkel. Basta. Die Linke, vi do alcune cifre, conta 63.000 membri, di cui due terzi all'est e un terzo all'ovest, e abbiamo 16 Länder, e di questi 16 Länder 10 sono all'ovest e solo in 4 Die Linke è presente, è calata la presenza di Linke. Dal 2011 in poi, più o meno, perde consensi elettorali, e questo tanto all'est quanto all'ovest. Si è visto in modo molto spettacolare nel Brandenburgo, adesso, dove ha perso quasi 200.000 voti, cioè un terzo del suo elettorato, era in governo con la socialdemocrazia, aveva promesso di non
kein neuer Braunkohleabbau, haha. di non allargare le miniere della lignite. Sviluppare, esatto, la lignite, invece l'ha fatto con spostamenti di paesi interi, trasferimenti di paesi interi nel Brandeburgo, nel sud del Brandeburgo, e è andata giù. Molto semplice. Si è mantenuta nella Turingia, perché nella Turingia ha fatto un lavoro molto importante di inchiesta e indagine sui fatti dell'NSU, cioè una cellula terroristica fascista, ed è, penso che sia questo che è stato molto rispettato, ma per il resto anche in Sachsen ha perso consensi e anche importanti. Non è veramente vista come un progetto, come un partito che abbia un progetto alternativo di società, ma è vista come una forza che difende diritti sociali, ed è una cosa molto importante. Quello che è preoccupante è che una grossa fetta di coloro che adesso nelle elezioni regionali in Germania orientale avevano prima votato per Die Linke, una grossa fetta di questi si sono spostati verso l'alleanza per la Germania. Ed è molto preoccupante, perché significa che ci sono sia in Die Linke che nell'alleanza per la Germania, ci sono dei discorsi di tipo: noi non siamo di classe, noi non siamo sopra o sotto, siamo diversi, siamo soprattutto contro gli stranieri. Ecco, molto semplice. C'è una certa tendenza xenofoba anche in Die Linke, ereditata poi dalla RDA. Questo su Die Linke, cioè rimaniamo un paese diviso politicamente e culturalmente, qui non cambia niente. Mi pare importante soffermarmi un momento sui sindacati, perché i sindacati erano in forte discesa nel primo decennio del 2000, invece hanno ripreso, cioè oggi il numero dei membri di tutti i sindacati nel DGB sono un po' più di 6 milioni. Ed è dovuto a una ripresa di iniziativa, soprattutto di Verdi, del sindacato nel settore pubblico e di servizi, ma in parte anche della IG Metall. Verdi fa un lavoro molto serio e consistente di conquistare contratti di lavoro e anche il diritto di rappresentanza sindacale in ditte come Amazon.
che ha un lavoro veramente molto duro, con questo, che poi non ha ancora vinto, ma riesce anche in queste ditte, riesce a organizzare scioperi persino in periodo di Natale, queste cose qua, che effettivamente convincono i colleghi, i lavoratori, di aderire al sindacato. La IG Metall ha fatto con successo una campagna per la regolarizzazione del lavoro a interim, soprattutto tra i giovani. Detto questo, ho già quasi terminato di presentare le cose positive che fanno i nostri sindacati, perché per esempio abbiamo un confronto importante, forse uno dei confronti più importanti, che è quello che il padronato vuole imporre una situazione dove in un'azienda o in una compagnia, in grande compagnia, tratta con un solo sindacato. Ora, noi abbiamo, soprattutto negli anni 90, si sono sviluppati i sindacati di settore molto qualificati, se vogliamo anche privilegiati, ma molto combattivi, conduttori dei treni, i medici, i piloti, tutto di questo tipo qua. E questi qui lottano e fanno delle lotte spettacolari e guadagnano dei successi. Per esempio adesso entreranno in sciopero i conduttori dei treni e i piloti. E naturalmente i padroni vogliono abolire questo, e nel settore pubblico Verdi è il sindacato più importante, dunque tutti questi sarebbero sottomessi al potere di negoziazione di Verdi, e per il resto basta. Dunque questa è una sfida maggiore, a parte Verdi, altri sindacati, la Confederazione, la IG Metall, la chimica, il sindacato della chimica in ogni caso, sono sul punto di vista che invece i padroni hanno ragione, e bisogna fare un accordo su questo con i padroni. Sinistra sindacale debolissima, abbiamo una corrente di sinistra in Verdi in alcune regioni della Germania, Nordrhein-Westfalen per esempio. Dopodiché c'è una rete di sindacalisti di classe piccolissima che cerca di prendere delle iniziative, per esempio sul salario minimo, queste cose qua. Ultimo punto. L'estrema sinistra è in forte crisi, adesso ultimamente si è sciolto un gruppo post-autonomo che era importante perché sosteneva da anni
anzi da 20 anni, sosteneva le lotte contro l'NPD e tutta ogni sorta di mobilitazione nazista. Si è sciolto perché dice che non, oggigiorno non basta più mobilitarsi contro i fascisti militanti, se hai un partito populista e di estrema destra come l'Alleanza per la Germania, bisogna rifare tutto un discorso di come posizionarsi contro l'estrema destra. Dopodiché ci sono dei piccoli tentativi di riaggruppamento della sinistra radicale, di cui uno è la sinistra intervenzionista, che è un posto autonoma anche lei, e l'altra è la cosiddetta nuova organizzazione anticapitalista, alla quale cerchiamo di fare parte anche noi, ma è, diciamo, per il momento un conglomerato molto propagandistico. Voglio terminare su una considerazione. L'estrema sinistra in Germania ha un problema di impianto sociale, è una realtà molto propagandistica. La mia organizzazione, Internazionale Sozialistische Linke, noi lavoriamo in gran parte nel partito di Linke, ma anche in parte fuori. Cerchiamo di far parte di questo riaggruppamento della nuova organizzazione anticapitalista. Ha un carattere molto propagandistico e non sa rispondere veramente a delle situazioni, diciamo, di lotta di classe. Quello che per me è importante è che mi pare che io, raccontando tutto questo, ogni tanto mi dico: ma perché ve lo racconto? Finalmente vi dico che noi stiamo bene e voi stiate male. E così non veniamo insieme. Mentre io penso che ci vogliono dei progetti comuni presi dai due angoli, che dovremmo cercare di realizzare a livello europeo, perché altrimenti a livello europeo non veniamo insieme, perché non è che noi possiamo copiare oggigiorno la situazione in Italia, in Francia, sal diavolo dove, no. Le situazioni diventano sempre più particolari, ma abbiamo dei problemi comuni. Abbiamo per esempio il problema comune che il dislivello dei salari aumenta massivamente. E lì io penso che dovremmo avere una riflessione, se non fosse forse possibile sviluppare una campagna, possibilmente in pezzi di sindacato, una campagna per esempio per un concetto di salario minimo a livello europeo, oppure anche soltanto di diritti dei lavoratori comuni a livello europeo. Questo penso che potrebbe aiutare tutte le parti, anche noi, proprio anche noi. Vi ringrazio.